ma in qualche modo esiste. Allora, la quarta parete è un concetto che c'è anche nel cinema. Tant'è vero che, ad esempio, nel cinema si dice sempre all'attore, l'ABC proprio del cinema, non guardare in macchina. Cioè, immaginate, io davanti all'obiettivo della macchina da presa, si dice all'attore non guardare mai nell'obiettivo. Perché? Perché se io guardo nell'obiettivo, io sto guardando negli occhi lo spettatore. Quello che fa l'attore di teatro. Quello che fa l'attore di teatro. Esattamente. Esattamente. Solo che nel teatro capita spesso di farlo. Perché nel teatro l'attore spesso e volentieri, anche quando fa un monologo, quando fa un soliloquio, spesso e volentieri cerca lo sguardo dello spettatore. Nel cinema invece questo è rarissimo. Perché? Perché quando io nel cinema guardo nell'obiettivo, sto guardando negli occhi lo spettatore, gli sto rivelando la finzione in qualche modo. Cioè gli sto dicendo, attenzione, guarda che io sto recitando, guarda che tu ci sei, tu esisti. Cioè lo spettatore, immagina, io dico sempre questa cosa qui, immaginate lo spettatore che sta mangiando i popcorn, a un certo punto c'è il monologo dell'attore nel cinema e guarda in macchina, Woody Allen lo fa spesso nei suoi film. Lo spettatore per un attimo si ferma da mangiare i popcorn perché si sente osservato, c'è lo sguardo diretto tra l'attore e lo spettatore. E quindi c'è questo, viene rivelata l'esistenza della quarta parete. Ok? È una cosa molto forte guardare in macchina, molto forte. E infatti difficilmente lo vedrete in un film che un attore, mentre sta parlando, che ne so, sta avendo un dialogo con un'attrice, che si gira verso la macchina presa e dice, che ne so, oggi è una bella giornata. Rarissimo. Woody Allen l'ha fatto. Ma ovviamente non è che l'ha fatto perché ha sbagliato, è una cosa Volutamente. voluta perché Woody Allen in quel momento la voleva cercare proprio lo spettatore. Ok? Io sto rivelando allo spettatore che è una finzione quella che stiamo facendo. Cioè sto rivelando che è un film. Ok? Quindi se non lo so fare bene, se non lo faccio in un certo modo con consapevolezza, lo spettatore in qualche modo esce dal film. Ecco perché non mi hanno mai presa i provini, perché io ogni volta che andavo cinema, guardavo sempre, ok, sono pronta e vai, io parlo Vabbè, sempre nei provini, diciamo, quando ti chiedono come ti chiami, nome e cognome, di solito guardi in devi macchina. Eh guardare la sì, macchina, devi guardare in, di solito ovviamente. si guarda in macchina. Avevamo detto Allora, vediamo un attimino se vi va, insomma, vediamo un attimino, facciamo veramente partire, prendiamola da dietro, prendiamo da dove è nato il cinema. Vediamo se becco. Vi state annoiando? scusate, no, io purtroppo mi Devi sono lasciarci? è creato un bellissimo clima, però cerco di tornare il pomeriggio e Dai, torna che sentirvi. oggi Ci pomeriggio vediamo sarà domani molto mattina. bello. Quello che interessava a me, Sì, infatti, addio. io Allora ti torna, dai. chiamo se riesco al massimo Avevo un po' solo di domani problemi mattina. con Ah, anche tu stai andando via? Sì, dipende Aspetto così. Giuliano. Fino a l'una è l'incontro? L'una No, e Giuliano, una e dai. mezza, ok. Grazie, Figurati. buonasera. Arrivederci. Ciao. Che Ciao. facciamo? Lo vediamo adesso o lo guardiamo il pomeriggio questo? Grazie. Come vuoi, ma per me puoi anche accettare la storia del cinema, intanto Una lui monta le domanda? sera alla Certo. sceneggiatura. Quindi lo facciamo adesso? Sì, facciamo la storia del cinema. Scusi, posso Sì, fare una domanda nel frattempo, assolutamente sì. breve? Per ciò che riguarda la Produzione. pre-produzione, si tratta di degli sketch che si disegnano, C'è anche quella fase là, tu ma parli degli storyboard. storyboard, sì, non ha niente a che fare con la... No, no, c'entra né come. Ah, Lo cioè storyboard. rientra in quel campo oppure no? Assolutamente sì, lo storyboard fa parte della fase di pre-produzione. Lo storyboard serve a diversi scopi. Intanto in America è molto utilizzato, in Italia un po' di meno. Si usa di solito per, appunto, serve al regista lo storyboard per far vedere agli altri, mentre io devo spiegarti, voglio fare un'inquadratura così, 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 la persona deve stare là, quella cosa lì deve stare così, e la spiego. Una cosa invece è farla vedere. Quindi io in qualche modo con una persona che disegna, a cui spiego quello che è la mia visione, questa persona la converte in immagine, in un disegno, e io per esempio a uno scenografo o al direttore della fotografia, invece di spiegargli in maniera cervellotica quello che voglio realizzare, gli faccio vedere direttamente il disegno. Ok? E quindi è molto più esplicito, molto più Come un chiaro. fumetto, Ed è insomma, un un fumetto, fumetto. cioè in qualche modo, come posso dire, è un po' un modo di già un primo modo di trasferire, di convertire in immagine quella che è la mia idea, di Ecco, questo passare mo. dal testo, che è la sceneggiatura, a una prima immagine, che è quella di un disegno. Ecco, questo mo
proposta di differenza fra teatro e cinema, questo nel teatro non c'è. Immagino. Questo nel teatro si fanno bozzetti, storica, nel teatro si fanno i bozzetti per la scenografia, ma non si fanno storyboard nel teatro. Questa è anche un'altra differenza. Diciamo che lo storyboarding è una fase che nel cinema è un po' sottovalutata in qualche modo. In Italia pochi registi usano fare gli storyboard, anche perché è una fase dispendiosa in termini di tempo e anche di soldi. Quindi siccome si tende sempre a risparmiare sia tempo che denaro, che a volte è la stessa cosa, è una fase che a volte viene o trascurata del tutto o ridotta semplicemente alle scene più particolari, più difficili. Ad esempio, se devo fare la scena di un'esplosione o una scena con molte comparse, per far capire, che ne so, dove vanno posizionate le comparse o come avverrà quella scena, come verrà convertita in immagini, faccio una prima fase, che è quella di conversione da testo, sceneggiatura, alle immagini, ok? In modo da far vedere a quelli che lavorano con me quello che io ho in testa. Oppure chiedo scusa, quando ci sono quelle produzioni che utilizzano molto gli effetti speciali. Assolutamente. In quel caso è, certo, diciamo, necessario. Cioè, sì, assolutamente sì. Anche per il discorso che nulla viene lasciato al caso. In quel caso addirittura si fanno delle animazioni in 3D. Cioè si fanno delle animazioni in 3D per vedere con, ovviamente al posto degli attori, dei pupazzetti, per vedere già come verrà fuori la scena finale. Perché immaginate, siccome in quel caso vengono spesi milioni di dollari, io non posso permettermi di andare sul set e improvvisare. Tutto quanto viene prima compreso a fondo, in modo che tutti quelli che ci lavoreranno capiscono perfettamente come operare, come muoversi, ok? Perché molte volte, immaginate, quando si gira una scena del genere, facciamo l'esempio, che ne so, di una scena in cui c'è un drago, c'è un attore che lotta contro un drago. Quando l'attore recita non ha un drago davanti molte volte, ma che ne so, magari ha dei punti immaginari e fa delle azioni che poi dopo verranno, l'attore stesso vedrà convertite in immagini con davanti un drago. Quindi parliamo di estremi, parliamo di veramente di estremi, parliamo di film fantasy, però lo storyboarding viene fatto anche per film, per film molto più semplici del fantasy. Ok, facciamo un'ora di l'ultima ora la possiamo dedicare. Sì, assolutamente sì. Facciamolo veramente come un gioco, come veramente per capire un attimino che cosa c'è dietro il cinema. Allora, il cinema nasce la settima arte è, l'ho chiamata l'arte dell'illusione. Perché illusione? Perché in realtà quando andiamo al cinema noi vediamo delle immagini semoventi che in qualche modo sono un'illusione del movimento, non sono un movimento vero e proprio. Perché? Vediamo un attimino. Vabbè, intanto qua appunto dice, come vedevamo prima, la prima proiezione pubblica avviene il 28 dicembre del 1895 a Parigi per opera dei fratelli Lumière. E fino a qui ci arriviamo. Perché se chiedi a una persona qualsiasi, più o meno, chiedi chi ha scoperto il cinema, ti risponde i fratelli Lumière. In realtà questa risposta qua è una risposta inesatta, perché non c'è un vero e proprio inventore del cinema, lo vedremo tra un attimo. Il cinema in realtà è un'invenzione collettiva. Il cinema è frutto di una serie di esperimenti, di sperimentazioni, che pian piano porteranno a quello che noi oggi conosciamo come cinema. Ma vedremo che in realtà è frutto del lavoro di tante persone, delle scoperte, delle intuizioni di tante persone, che poi vengono convogliate in questa prima proiezione pubblica. Quindi in realtà la risposta precisa, quando vi chiedono chi ha inventato il cinema, voi dovreste rispondere a chi dice fratelli Lumière. No, in realtà i fratelli Lumière non hanno inventato il cinema, ma hanno dato luogo alla prima proiezione pubblica. E anche questo, volendo, è inesatto, lo vedremo tra un attimino. Allora, intanto, dicevamo prima, il cinema non nasce dal nulla. Il cinema è in qualche modo imparentato con delle arti molto più antiche, come la pittura, la fotografia, che non è antichissima, anche la fotografia è abbastanza recente come arte, e con il teatro.
Se ci fate caso, magari possiamo farlo anche insieme, in qualche modo il cinema ha ereditato degli aspetti dalla pittura. Basti vedere per esempio Caravaggio. Se vedete delle opere di Caravaggio, praticamente mi sa che ho qualcosa io. Vediamo se ho qualcosa di Caravaggio. No, non ho portato la carta della pittura. Vabbè. Comunque, andate a casa e guardate un attimino le opere di Caravaggio. Vi faccio l'esempio di un pittore a caso. Le opere di Caravaggio, per esempio, se voi vedete un quadro di Caravaggio, state praticamente vedendo un fotogramma di un film. Potrebbe essere il fotogramma di un film. Ok? Vi parlo dal punto di vista fotografico, della composizione, dell'immagine, eccetera, eccetera. Quindi nel cinema troviamo la pittura. Senza la fotografia il cinema non esisterebbe, lo vedremo tra un attimo, proprio non esisterebbe il cinema senza fotografia, perché il cinema, lo vedremo, non è altro che il susseguirsi di fotografie nel tempo. Per quanto riguarda il cinema, sappiate che quando vado al cinema io non vedo altro che 24 fotografie che si succedono in un secondo. Cioè immaginate mentalmente che ogni secondo sullo schermo stanno scorrendo 24 fotografie. Se io metto una pausa mentre guardo un film, che cosa sto guardando? Sto guardando un fotogramma. Un fotogramma potrebbe essere paragonato a una fotografia. Se ci fate caso, anche a livello visivo, la pellicola è molto simile, per chi si ricorda la buonanima della pellicola fotografica, molto simile, ok? Vedete che ci sono i dentini di trascinamento, vedete che il formato magari varia, però comunque è molto simile la pellicola cinematografica alla pellicola fotografica. Quindi già da questo capiamo che delle cose in comune ce le hanno. Va bene? Questa è una cosa molto interessante, è molto divertente. La nascita del cinema, il cinema non esisterebbe oggi, non esisterebbe proprio assolutamente il cinema senza questo, diciamo, difetto che tutti quanti noi abbiamo, difetto fisico che tutti quanti noi abbiamo, che si chiama persistenza retinica. È una cosa fisica proprio, che vuol dire che quando noi guardiamo un'immagine, questa immagine rimane impressa sulla retina per una frazione di secondo, per qualche frazione di secondo. È chiaro, cioè se io vi metto un'immagine davanti e la tolgo, non va subito via l'immagine dai vostri occhi, ma rimane per qualche attimo. E quindi che succede nel cinema? Che quando io passo dal primo fotogramma al secondo fotogramma, vi ricordate? Un secondo scorrono 24 fotogrammi. Quindi quando scorrono questi fotogrammi qui, in realtà non è che stiamo vedendo delle immagini che si muovono, ma stiamo vedendo una serie di immagini dove ogni immagine rispetto all'altra varia di pochissimo. Vi ricordate quando, non so, quando eravamo ragazzini, quei libricini che ci divertivamo a far scorrere con le dita e sembrava che si muovessero le immagini, no? Il principio, lo facevi a scuola, il principio è lo stesso. Prendere dei fotogrammi, delle fotografie, partiamo da una persona che corre. Una persona che corre dove praticamente da un fotogramma all'altro varia la posizione delle braccia, di pochissimo. Cioè se io vedo un'immagine e ne vedo un'altra, quasi non mi accorgo che sono un po' diverse, ma sono un po' diverse. Facendole scorrere velocemente, io ho l'impressione che si muovano sullo schermo. Ripeto, l'impressione. Senza questo principio fisico che si chiama il principio di persistenza retinica, il cinema non esisterebbe. Quindi è una cosa che mi ha sempre divertito, questa cosa qui. Cioè, da un nostro difetto fisico viene fuori la possibilità di guardare i film, di godere del cinema. Ok? Quindi l'immagine viene impressa sulla retina e si ferma qualche istante. Scoperta da Platone, non andiamo in tecnicismi perché altrimenti diventano noiosi. Se volete leggere, ovviamente possiamo leggere. Il cinema non nasce con un intento di intrattenimento ludico, nasce con un intento scientifico. Cioè il cinema nasce, lo vedremo tra un attimo, nasce per esempio per prendere in esame la fenomenologia, quindi i paesaggi, che ne so, le immagini da posti lontani. Immaginate, voi dovete immaginare, mettervi nei panni di una persona dell'epoca, dove non c'era internet, non c'era ancora la fotografia, poi ovviamente nasce più o meno in contemporanea. E quindi immaginate una persona dell'epoca che non poteva vedere, che ne so, delle immagini di Parigi,
o che ne so, una persona di Roma non poteva vedere, che ne so, la steppa, non poteva vedere la piazza, il Cremlino, non poteva vedere, che ne so, Firenze, poi magari poteva fare un piccolo viaggetto e vederla. E quindi la cosa più bella era vedere posti lontani, era vedere posti che mai in vita avrebbe visto questa persona. E quindi nasce con un intento il cinema fenomenologico, quindi per descrivere paesaggi, situazioni, eventi, ok? Appunto, perché il pubblico era attratto? Perché era abituato a vedere illustrazioni. Invece adesso il pubblico poteva vedere delle immagini reali, poteva vedere dei posti che mai in vita sua avrebbe mai potuto vedere prima, ok? Quindi uno specchio in grado di far riconoscere la realtà fino ad allora sconosciuta. Vabbè, ecco che cominciamo a vedere come il cinema sia figlio in qualche modo non di un unico inventore, ma di tante persone che hanno contribuito alla nascita. Per esempio, antenato del cinema è il teatro delle ombre cinesi. Ci sono molte similitudini, no? C'è uno schermo, c'è una lampada che in qualche modo illumina come la lampada che è nei proiettori e che proietta su uno schermo. C'è un messaggio, che è magari una storia raccontata da chi fa le ombre cinesi, eccetera, eccetera. Sì, grazie. Poi passiamo praticamente a diverse scoperte che nascono proprio come giocattoli. Questa è un'altra cosa divertente. Come la lanterna magica, il fenachistoscopio, sono dei nomi un po' intraducibili, ma che io, per farvi capire meglio, vi ho portato. Questo è un premio che ho vinto in un festival, che è un premio veramente utile. Nel Festival di Foggia, qualche anno fa, regalavano questo attrezzo qua che si chiama fenachistoscopio. Sembra una parolaccia, sembra una parola impossibile. Che cos'è il fenachistoscopio? Il fenachistoscopio nasce come giocattolo proprio per i bambini. Che cosa è? Praticamente è un attrezzo che ha da una parte una ruota che gira con delle fessure, ok? Dall'altra parte invece ha un'altra superficie con uno specchio che riflette. Ora ve lo passo, eh. Sulla ruota che gira ci sono praticamente delle fotografie. Vi ricordate quello che ho detto prima? Ci sono praticamente dei fotogrammi che apparentemente, guardandoli in questo modo qua, mi sembrano tutti quanti uguali. In realtà, se faccio caso, ogni fotogramma differisce dal seguente di pochissimo, ma differisce. Se io metto l'occhio in questo buchetto qui e faccio ruotare questa ruota, vedrò che praticamente magicamente delle immagini che prima erano insignificanti, erano delle immagini che prese singolarmente erano immagini statiche, vedrò praticamente che le immagini si muoveranno, vedrò un omino correre. Ed ecco che ricreo in qualche modo, immaginando che lo specchio sia lo schermo cinematografico, ecco che ricreo in qualche modo la finzione, l'illusione del movimento. Magari ve lo faccio passare così. Dovete, mi raccomando, vi dico come si usa. Dovete guardare in questo buchetto qua, magari chiudete un occhio, guardate in questo buchetto qui e fate ruotare questa rotella e vedrete che nello specchio sembreranno muoversi, la formina sembrerà che si muova. Grazie. Mi dispiace di farti fare da valletta. Non è un problema, il compito di oggi è questo, quindi. Ok. Io ne approfitto per bere un po' d'acqua. Riuscite a vedere questa cosa? Con un po' di luce in più sarebbe ancora più evidente. Sì, come no. Questo attrezzo, che ripeto, nasce come giocattolo per i bambini, ha il nome di fenachistoscopio. Ma chi se ne frega se non ce lo ricordiamo, però sappiate che si chiama fenachistoscopio. Immaginate i bambini che si mettevano lì, ovviamente c'erano delle piastrine intercambiabili, io potevo cambiare il soggetto e che ne so, vedere delle ballerine che ballavano, degli atleti che facevano dei movimenti. Mi sa che c'ho anche dei video da farvi vedere. Devi guardare nella fessura. Ecco, guardate qualche video.
Ovviamente io li metto tutti, ci sono vari attrezzi che si chiamavano fenachistoscopio, zootropio, eccetera, eccetera, eccetera. Per non annoiarvi con tutti questi vari attrezzi, diciamo che più o meno il principio era lo stesso. Cambiava magari che invece di tenerlo in mano e far girare la rotella c'era una base, adesso vi faccio vedere qualcosa, c'era una base di legno che girava con una luce al centro, però comunque sappiate che il principio era sempre questo qui. Cambiava il nome, sempre improponibile, sempre difficilissimo, però comunque il principio era quello. Vi faccio vedere un breve video dove c'è... Ah, l'ho aperto con non so che cosa. Come si esce da questo? Ma sempre... Sì. Io sono utente Mac, quindi questo per me è molto difficile. Anche per me. Allora, guardate un attimo questo video, per esempio. Questo è un altro attrezzo che si chiama... questo è lo stesso mio, il fenachistoscopio. Vedete com'è? Ah, brevissimo proprio, mi ricordavo fosse un pochino più lungo. Guardate quest'altro. Questo si chiama invece prassinoscopio. Più o meno il principio è sempre quello, guardate. Ecco, vedete come c'era al centro uno specchio, sul lato un'immagine, facendola ruotare, vedete come si creava, brevissima proprio, si creava l'illusione del movimento. Mettiamo in modo che siano, che si ripetano. Allora, video, se riesco al volo. Ah, il loop, eccolo qua. Vedete, c'era questa immagine, il principio è lo stesso, cambia il fatto che invece di essere in verticale, in orizzontale, ma si vedeva questa immagine ripetersi e proprio creava l'illusione del movimento. Non è che c'è un omino che mastica una chewing gum, è un'illusione. Però il cinema, sappiate, che si fonda su questo principio qua. Sono tanti fotogrammi che nell'arco di tempo si vengono riprodotti e creano questa illusione del movimento. Vabbè. Vediamo se c'è qualcos'altro. Questo si chiama taumatropio. Tutti questi nomi strani, improponibili. Però sappiate, ora vedrete. Ah, questo è un altro oggettino, sempre un giocattolino, che veniva fatto praticamente ruotare in questo modo qua con un filo. Praticamente aveva da una parte, allora, da una parte un'immagine, sull'altra facciata un'altra immagine, e come per magia, per il discorso persistenza retinica, facendola ruotare velocemente, le due immagini sembravano sulla stessa facciata. Vedete, da una parte c'è questo omino, dall'altra parte invece c'è questa mucca, questo toro, qui sono su due facciate diverse, facendola ruotare velocemente, sembravano sulla stessa facciata, vedete? È chiaro per quale motivo? Perché proprio si... Immaginate che entrambe le immagini nell'occhio rimangono per un attimo impresse e quindi non c'è il tempo, la retina non ha il tempo di ripulirsi e quindi la mantiene per un attimo il tempo necessario per vederle insieme. Questo è un altro giochino chiamato appunto taumatropio. Vediamo l'ultimo che si chiama zootropio. Zootropio perché venivano molte volte messe immagini di animali all'interno. Ecco, queste immagini... Beh sì, assolutamente sì. È chiaro, quindi parliamo di antenati del cinema. Andiamo avanti a vedere, vabbè, queste cose le possiamo saltare. Ecco, questa cosa è importantissima. Nei primi decenni dell'Ottocento una serie di innovazioni tecnico-scientifiche, noti come giochi per l'infanzia, quello che abbiamo detto, introdussero la rappresentazione del movimento disegnato. Quindi il taumatropio, vedete quell'oggetto che abbiamo messo prima, il fenachistoscopio, bla bla bla, zootropio, tutti i nomi che finiscono in opio sempre. Ok, e parliamo di fotografia. Quando il cinema, diciamo in qualche modo, viene seminato in qualche modo, viene fuori un concetto importante per far nascere il cinema, quello della fotografia. Quando questo nome impronunciabile, Josef Nipce, praticamente fa venire fuori la prima immagine impressa su una lastra sensibile. Ok, parliamo del 1826. Vedete come sono vicini come periodi? Parliamo di 1826-1895, quindi relativamente vicini tra di loro questi periodi. Queste sono cose molto tecniche. Ovviamente la prima fotografia
sono cose un pochino tecniche, aveva bisogno di un'esposizione molto alta, di un tempo di esposizione molto alta. E quindi immaginate, se io una lastra dovevo lasciarla, che ne so, dico per dire, un giorno in esposizione alla luce per poterla sviluppare, ovviamente il cinema non poteva nascere. Per quale motivo? Perché se voglio riprodurre una cosa che avviene in tempo reale, il tempo di esposizione deve essere molto basso, ok? Quindi abbassandosi il tempo di esposizione, sempre più ci si avvicinava alla possibilità che il cinema potesse aver luogo. Quindi con la scoperta, parliamo di cose tecniche, della gelatina a bromuro al posto del collodio, sono, ripeto, cose molto tecniche, si riduce, questa è la cosa importante, il tempo di esposizione a un 25esimo di secondo, quindi si abbassa notevolmente il tempo di esposizione. Questa è una cosa molto divertente, come tutto quello che è legato alla nascita del cinema. Questi due, Muybridge e Jules Marie, praticamente fecero una scommessa. La scommessa era che, secondo uno dei due, il cavallo quando corre c'è un momento in cui tutte e quattro le zampe sono sollevate da terra. L'altro invece diceva no, non è possibile questa cosa qua, una zampa tocca sempre per terra. Si mise su, ovviamente parliamo di persone molto abbienti, si mise su un sistema in cui in una galleria molto lunga vennero predisposte delle macchine fotografiche, immaginate, che scattavano praticamente al passaggio del cavallo, c'erano tipo delle cordicelle, che al passaggio del cavallo facevano scattare delle fotografie in sequenza, ok? E quindi venne fuori questa, non so se la vedete, però forse ce l'ho anche più grande, vediamo se ce l'ho in grande. Dovrebbe essere questa qui. Non si vede un'anteprima delle immagini qui? Dovresti cliccarci due volte su. E non lo sapevano. Quindi praticamente inventarono quello che si chiamava fucile fotografico. Perché fucile fotografico? Perché proprio sparava, come se sparasse. Infatti ancora adesso in inglese girare si dice shoot. Shoot significa anche sparare proprio. È rimasto questo verbo shoot, che è sparare. Quindi questa galleria enorme in cui correva il cavallo era praticamente in qualche modo una enorme camera oscura, ok? Poi passiamo a un altro nome molto importante per la nascita del cinema, che è Thomas Alva Edison, che molti conoscono, tutti quanti noi conosciamo, in realtà per un'altra scoperta molto importante, che è quella della lampadina. In realtà non tutti sanno che Edison, tra i vari brevetti a cui ha dato vita, ha dato vita anche a un mezzo che si chiamava kinetografo. Edison è stato il primo a intravedere dietro questo strumento una possibilità commerciale proprio. Infatti inventò questi strumenti che praticamente prevedevano, come vedete, non ancora la visione collettiva che è il moderno, che è il cinema. Cioè il cinema nasce come, il cinema oggi lo conosciamo come visione, come un posto in cui tante persone guardano un film. Come vedete, in questo caso la visione era destinata a una persona per volta. Infatti nacquero i cosiddetti Nickelodeon. Nickelodeon perché appunto si metteva un nichelino in questi strumenti, dopodiché si guardava da questa lente e all'interno accadeva qualcosa di molto simile a questa. Cioè le immagini venivano riprodotte in sequenza e creavano l'illusione del movimento. Un'altra cosa divertente è sapere che alcune di queste immagini qua, se andate per esempio a Torino al museo della Mole Antonelliana, potete vederle queste cose qui, fantastico, e molte di queste immagini qua erano erotiche o pornografiche. Quindi già allora l'essere umano era interessato a queste cose. Erano tutte immagini con una sequenza veloce. Erano praticamente, immaginate, come per questo caso qui, no? Erano tante fotografie che se viste singolarmente sembravano uguali. In realtà, viste in maniera particolareggiata, si notava una piccola differenza da una all'altra. Sì, quindi viste in sequenza... Le figure, no? Il principio era lo stesso, solo che in questo caso qua era meccanico, non c'era una persona che ruotava in qualche modo una rotella, ma era meccanico, quindi c'era una adesso non so come funzionava nello specifico, però giravano in maniera non della velocità corretta, diciamo. Eh sì, quando vediamo le immagini delle comiche degli anni
Sì, là c'è in realtà c'è un'altra spiegazione, però comunque quello è il principio, è quello il principio. Allora, vediamo che appunto per conto di Edison, lasciamo stare i nomi perché tanto lasciano il tempo che trovano, una persona chiamata William Kennedy Laurie Dixon, chi se ne frega, mise a punto un sistema in grado di impressionare su pellicola Eastman, praticamente forse lo conoscete perché sono due nomi, Eastman Kodak, sono quelli che hanno brevettato la pellicola che ancora oggi viene utilizzata, la pellicola Eastman Kodak. Quindi riuscivano a riprodurre su pellicola la realtà. Questa è la grande innovazione. Si passa dall'illustrazione a riprodurre su pellicola la realtà, che ripeto, era una cosa nuova, era una cosa a cui lo spettatore non era abituato. Infatti c'è un famoso aneddoto, leggenda o verità non si saprà mai, di questo filmato qua che vi faccio vedere, che io ho, dovrei avere, solo che devo solamente cercarlo. Dovrei avere da qualche altra parte. Vediamo. Scusatemi se ci metto un attimino, però. Devo farmi un assistente. Praticamente c'è un famoso filmato di un treno che arriva in una stazione. L'hanno fatto anche nelle comiche di Paolo Villa, con Paolo Villaggio, mi sa, Massimo Bold, no, che c'è? Pozzetto. Vediamo un attimo se la trovo. È il primo dei Fratelli Lumiere. Sì. Bravissimo, proprio quello che volevo dire. Io ce l'ho questo filmato, volevo farvelo vedere. Praticamente c'è questa leggenda, o realtà non lo sapremo mai, per farvi capire un po' quanto poco era smaliziato lo spettatore dell'epoca, era poco abituato alle immagini reali in movimento, questa famosa leggenda del fatto che gli spettatori, vedendo arrivare il treno in stazione, si spaventassero, cioè proprio si racconta in questa leggenda che gli spettatori si alzarono dai posti e scapparono dal cinema perché si spaventarono vedendo il treno che arrivava. Quindi immaginate quanto erano disabituati, erano nuovi a questo tipo di strumento. Oppure, per intenderci, l'uso del primo piano era molto raro. Perché? Perché lo spettatore si spaventava nel vedere il primo piano perché gli dava l'impressione di una testa mozzata. Quindi immaginate quanto era poco abituato lo spettatore alle immagini in movimento. Purtroppo non trovo questa immagine che è molto carina. Facciamo un ultimo tentativo. Vabbè, poco importa. Tanto avete presente, ripeto, in questo film Le Comiche con Massimo, con Paolo Villaggio e Pozzetto, c'è questa famosa scena in cui c'è il treno che arriva in stazione. Tutti quanti scappano, mi sa, se non mi ricordo male, che Paolo Villaggio, non mi ricordo chi, dice ma no, ma non è vero, e arriva veramente il treno. Questa famosa scena simpatica. Niente, non la trovo. Vabbè, fa niente, poco male. Qualche domanda? Vi state annoiando? No. Diciamo che sono cose interessanti, di cui si parla poco. No, ci si rende conto di Ma infatti è così. E poi la cosa bella è appunto il fatto che molte volte si dice i Lumière hanno inventato il cinema. Non è vero, non è assolutamente vero come state vedendo. Che altro? Ecco, le proiezioni, come avete visto, erano come osservate dal buco della serratura. Quindi avevano una componente un po' voyeuristica. Quindi era come spiare dal buco della serratura. Non c'era ancora l'idea di visione collettiva del... Infatti alcuni spettacoli prevedevano il tema degli spogliarelli. Ecco, questa è una figura importante di cui io parlo molto, perché è una figura dimenticata, una figura molto romantica, questo è Émile Reynaud, sempre francese. Questo Émile Reynaud, in realtà, ecco, quando vi dicono che i Fratelli Lumière hanno fatto la prima proiezione collettiva, non è vero. La prima proiezione collettiva l'ha fatta questo Émile Reynaud. Qual è la differenza? Che Émile Reynaud non proiettava immagini reali, ma illustrazioni. Vediamo se... Mi sa che è un filmato. Dovrei avere un filmato. Allora. No, mi ricordavo male. Ok,
fa niente. Lui praticamente cosa faceva? Immaginate, lui prendeva ogni singolo fotogramma e proprio a mano, immaginate che cosa romantica, a mano disegnava il fotogramma. Un po' un antesignano dei cartoni animati moderni, no? Quindi a mano disegnava ogni singolo fotogramma e poi lì veniva proiettato e faceva delle visioni collettive. Quindi che succede? La differenza qual è? Che mentre Émile Renault ha fatto la prima proiezione collettiva, ma di immagini non reali, immagini disegnate, i fratelli Lumière hanno fatto la prima proiezione pubblica di immagini reali, quindi di fotografie, diciamo così. Mi piace questa figura qua perché è morto povero e abbandonato da tutti in un ospizio, che è una cosa che ricorrerà spesso, perché anche Méliès, che stiamo per vedere, che è un'altra figura molto importante, ecco, vedete, Émile Renault faceva questi spettacoli dove c'è, qui si vede bene nell'immagine, vedete quante persone ci sono? Quindi mentre prima c'era, nel caso di Edison, il singolo individuo che guardava dal buco della serratura in qualche modo, ora abbiamo invece le visioni collettive. C'è un teatro, tante persone, e questa figura romantica, Émile Renault, che dall'altra parte dello schermo proiettava a mano proprio, vedete? Cioè, questo è il principio del cinema. Una bobina ricevente e una emittente che fanno scorrere appunto la pellicola, che passando da una luce retrostante e con uno specchio crea la proiezione sullo schermo. In questo caso è una retroproiezione, però sappiate che questo Émile Renault ha fatto la prima proiezione pubblica. E passiamo ai fratelli Lumière, finalmente ci arriviamo. Vedete dopo quanto tempo parliamo dei Lumière? I fratelli Lumière avevano un'industria con il padre, un'industria fotografica, ma la cosa bella dei fratelli Lumière è che non credevano in questa invenzione qua. Infatti c'è una famosa frase in cui dicevano il cinema è un'invenzione senza futuro, che ovviamente poi sappiamo che non è stata molto profetica. E quindi cercavano di fare cosa? Non cedevano a nessuno il brevetto della loro invenzione, perché loro inventarono comunque uno strumento di proiezione. Non cedevano questo brevetto qua. Per quale motivo non lo cedevano? Perché puntavano a fare più soldi possibili, appunto perché secondo loro il cinema sarebbe durato pochi anni. Quindi dicevano, invece di dare il brevetto in giro per il mondo, lo tengo io il brevetto, ci faccio più soldi possibili, tanto poi il cinema finisce e intanto mi sono un po' arricchito. Quindi diciamo che non erano molto lungimiranti. Con i fratelli Lumière il ciclo delle sperimentazioni si può considerare concluso, quindi vari fenachistoscopio, zootropio, bla bla bla, fucile fotografico, eccetera, eccetera. Diciamo che la preistoria del cinema finisce e ci si avvicina, 1895, nasce in qualche modo il cinema così come noi lo conosciamo. Vabbè. Il principio è quello che c'è ancora adesso, la pellicola perforata è molto lunga, veniva trascinata proprio, cioè perché ci sono questi buchetti? Questi buchetti servivano ad un meccanismo che li agganciava e trascinava, immaginate molto lunga quindi la trascinava su un piano, la trascinava e appunto trascinandola faceva scorrere, sempre procedimento, vi ricordate, giro della rotella, la faceva scorrere velocemente, in maniera meccanica, creando appunto il discorso delle immagini in movimento, illusione del movimento, vi ricordate? Questi sono dei modelli di cineprese dei fratelli Lumière. Vedete come c'è la manovella? Non era ancora una cosa elettrica, ma c'era ancora la manovella che andava girata in maniera molto precisa, perché ovviamente se la giravi in maniera più veloce velocizzavi o rallentavi le immagini. Quindi andava girata in una maniera... C'era anche quello, era un mestiere. Vabbè, questa è la prima proiezione pubblica, affittarono una sala proprio per esporre la loro invenzione, che ebbe un successo strepitoso, perché appunto la gente non era abituata a vedere immagini reali e rimaneva in qualche modo estasiata da quello che vedeva. Cosa fecero i fratelli Lumière? Dicevamo prima, il cinema non nasce come intrattenimento, ma nasce come una dimostrazione fenomenologica della realtà. I fratelli Lumière cominciarono a mandare in giro per il mondo degli operatori muniti ovviamente di macchina da presa, andarono in giro per il mondo a riprendere paesaggi esotici, paesaggi che nessuno avrebbe avuto mai la fortuna di vedere in vita, ok?
ripeto, non vi dimenticate mai, parliamo di un periodo in cui non c'era internet, non c'era la televisione, non c'era nulla. Quindi si guardavano le immagini con illustrazioni, ok? O al massimo con fotografie. Quindi mandarono una risma di operatori in giro per il mondo a raccogliere immagini. Questi operatori tornavano con le immagini, quindi documentaristico. È chiaro cos'è un documentario rispetto a un'opera di fiction? Il documentario è qualcosa in cui chi riprende interviene il meno possibile. Quindi riprende la realtà così com'è, non interviene a modificarla, mentre la fiction è qualcosa in cui si ricrea la realtà. Per intenderci, se io faccio un documentario, io tiro fuori la macchina da presa e mi limito a riprendere quello che mi accade davanti. Quando faccio invece una fiction, che cosa faccio? Ricreo la realtà. Ma appunto la sto ricreando, quindi per esempio non mi limito a riprendere, ma assumo un attore e gli dico fai questo, questo e quest'altro, la comparsa, tu passa davanti all'attore in questo modo, cioè sto ricreando la realtà, sto intervenendo sulla realtà e quindi la sto in qualche modo andando a modificare la realtà, ok? A dare una visione molto più soggettiva rispetto a quello che si vede, quindi per intenderci. La cosa bella è che in qualche modo si ricreava una lettura tridimensionale di quello che si aveva davanti. Questo è il cinema. Rispetto a un'illustrazione, prendiamola con le pinze questa cosa qua, si ricreava, perché poi vi spiego, si ricreava in qualche modo una lettura tridimensionale. Perché dico prendiamola con le pinze? Perché in realtà anche nella pittura c'è questa lettura. Quando si ha una lettura tridimensionale, quando viene in qualche modo utilizzata il discorso della prospettiva. Non so se avete mai sentito parlare di punto di fuga, prospettiva, ok? Perché dico illusione? Perché in realtà non è che abbiamo veramente una cosa tridimensionale, cioè non è che se io metto la mano nello schermo, certo oggi c'è il 3D, in qualche modo sta avvenendo questo, ma non è che se metto la mano nello schermo ho la profondità, è solamente un'illusione. Ok? Ma comunque io vedo le cose in tre dimensioni, cioè vedo altezza, larghezza e profondità quando vedo un film. Come vedo la profondità? Con l'uso della prospettiva. Purtroppo non possiamo perderci più di tanto in queste cose tecniche, però comunque magari da soli potete documentarvi su questa cosa qui. Grazie alla prospettiva io ho l'illusione della terza dimensione che è la profondità. Ok? Il primo film definito narrativo fu questo breve prodotto filmico, questo cortometraggio lo chiameremo oggi, chiamato L'innaffiatore innaffiato, in francese chiamato, io non so bene il francese, però chi conosce il francese può leggere il titolo originale, che io questa volta veramente ho. Perché il primo prodotto narrativo? Perché in questo caso qua non si aveva qualcosa di documentaristico, ma proprio si metteva in scena qualcosa, si ricreava la realtà. Cioè c'era una struttura narrativa dietro. Questa ce l'ho. Eccolo qua. Perché narrativa appunto? Perché c'era una serie di accadimenti ricreati, non è un documentario questo. Cioè che vuol dire che non è che questi qua sono ripresi di nascosto mentre fanno questa cosa qui. No, c'erano degli attori a cui dicevano tu fai questo, tu fai quest'altro, quindi si riproduceva in qualche modo la realtà con una struttura narrativa dietro. Con una piccola, breve, semplice sceneggiatura. In questo caso, magari più che sceneggiatura, un canovaccio proprio. Ok? Qualche domanda? Tutto chiaro? Magari finiamo un attimino di vedere tutto quanto e poi. Quanto abbiamo di tempo ancora? Mezz'ora. Mezz'oretta. Ce la Ce faremo giusto in tempo. Vabbè, alcune innovazioni nacquero per puro caso. Per esempio, il primo carrello. Il carrello che cos'è? La macchina presa che esegue un movimento nello spazio. Il primo carrello nacque per puro caso perché c'era un operatore che dimenticò, guardate quanto è romantica questa cosa, un operatore che lasciò riprese in qualche modo mentre la macchina presa sul Nilo, era in Egitto, scorreva sul fiume e si accorse di questo movimento, quindi nacque per puro caso la prima carrellata della storia del cinema. Ma potremmo parlare di tante altre cose nate per caso. E passiamo a quest'altro personaggio, anche lui molto romantico come personaggio, chiamato Georges Méliès. Georges Méliès, per chi ama Scorsese,
Diciamo che ha avuto gloria negli ultimi anni grazie a Scorsese, perché ha fatto un film che si chiama Hugo non mi ricordo mai i titoli, mannaggia. Che ha vinto pure Cabre, vabbè, vedete poi Hugo Cabre. Che ha fatto questo film in cui, appunto, siccome Scorsese è un amante del cinema, è uno che ama veramente il cinema, e quindi come tutti quelli che amano il cinema amano anche chi ha contribuito alla storia del cinema, non poteva non omaggiare questo personaggio qui, Georges Méliès, anche lui morto in miseria e in povertà, dimenticato da tutti, ma che sappiate, Hugo Cabre, sì, una cosa del genere. Un film molto carino che vi consiglio di vedere, in cui appunto è trattata la figura di questo personaggio qui, Georges Méliès, che molti di voi ricordano, per chi ha visto per esempio su Rai 3, per chi vede queste tipo fuori orario, queste cose qui, dalla famosa immagine della luna a cui va a finire praticamente un missile nell'occhio, famosissima questa immagine qua. Georges Méliès praticamente è stato forse uno dei primi che ha colto le possibilità artistiche insite nel cinema, e che ha praticamente, lui era un illusionista, un prestidigitatore, praticamente rimase affascinato dal cinema così tanto da in qualche modo farlo suo e mettere in scena proprio delle visioni collettive con centinaia di film con struttura narrativa dietro. Vi faccio vedere giusto qualcosina per farvi capire il cinema di Méliès. Il cinema di Méliès era, diciamo, paragonabile al moderno cinema di effetti speciali, quindi era tutto quanto molto spettacolare, essendo lui illusionista, amava proprio stupire con il cinema. Vi faccio vedere qualcosina. Sì, dal muto al sonoro, con tutti i vari problemi che ci furono, perché ovviamente cambiò proprio la prospettiva, si passò proprio da un cinema con un accompagnamento musicale, con i cartelli, a un cinema invece molto più vicino alla realtà. Ok, io ho terminato la parte che riguarda appunto il breve excursus sulla storia del cinema. Se avete domande, se avete qualcosa, qualche... Abbiamo praticamente... quanto abbiamo? Un minuto? Un minuto, se vogliamo le domande le possiamo fare anche. Buon pomeriggio e ben trovate le persone che c'erano prima e chi è arrivato adesso. Stamattina abbiamo fatto un piccolo percorso per quanto riguardava la conoscenza dell'esperto Vito Palumbo, di quello che aveva fatto nella sua carriera, nella sua breve carriera, che è più lunga della mia sicuramente. E poi abbiamo dato degli accenni sulla storia del cinema, abbiamo visto dei video dove Vito ci spiegava tutti i percorsi tecnici che io non sarei mai rispiegare, e invece in questa parte pomeridiana parleremo sia della produzione cinematografica e daremo anche degli accenni, anzi no, affronteremo proprio la sceneggiatura come argomento. Poi domani e dopodomani ci saranno ulteriori argomenti, e quindi ripasso la parola a Vito Palumbo. Grazie. Ci sono? Ok, va bene. Allora, noi stamattina, come diceva anche Domenico, abbiamo fatto un piccolo excursus sul cinema e ho accennato al discorso del cinema come filone produttivo, cioè come funziona. Voi fate una scuola di cinema? Di audiovisivo in realtà, ok? Entrambi. E avete mai parlato di cinema a scuola? Sì, sapete un attimino come funziona il cinema come industria? Sì. Ok, quindi magari dirò delle cose che già sapete, le ripetiamo, giusto così. Cercherò di non annoiarvi, di essere molto pratico, anche utilizzando a volte, se serve, dei video, delle cose, in modo da annoiarci poco. E poi mi piacerebbe, come dicevo anche stamattina, che il nostro incontro fosse il meno verticale possibile, quindi che ci fosse un confronto anche con voi. Quando volete potete farmi domande, potete interrompermi e approfondire qualcosa che vi interessa di più. Siamo pochi, quindi perlomeno la fortuna è quella che possiamo un minimo interagire di più. Allora, parlavamo a discorso appunto quindi del cinema come industria, il cinema come metodo di lavoro.
Ovviamente il cinema, come diciamo stamattina, essendo diciamo un'arte molto giovane, molto nuova, parlavamo stamattina del fatto che la prima proiezione pubblica risale al 1895, quindi fatevi i conti, è tutto sommato un'arte molto recente. Pensiamo al teatro, che comunque si perde un po', nella notte dei tempi, nasce un po' con l'uomo il teatro, e quindi, o la musica nasce un po' con l'uomo, no? Mentre appunto il cinema, pur essendo diciamo stamattina in qualche modo imparentato con altre arti, pur essendo imparentato con la musica, con il teatro, con la pittura, con la fotografia, però comunque diciamo che negli anni è diventato in qualche modo un'arte con delle proprie peculiarità e con una propria poetica. Grazie anche ad alcuni registi che l'hanno in qualche modo nobilitato. Il cinema, quando è nato, era un po' visto come, specialmente dagli intellettuali, il cinema era visto un pochino come un qualcosa di molto, rispetto alla letteratura, rispetto al teatro, no? Qualcosa di molto meno nobile rispetto a queste arti. Mentre viceversa, dopo, grazie ad alcuni artisti che hanno scommesso sul cinema, hanno capito che il cinema era un'arte nuova, utilizzabile appunto come nuova forma d'espressione, come perfetta nuova forma d'espressione, si è nobilitata e ha appunto assunto delle peculiarità, anche dal punto di vista artistico, che nulla hanno da invidiare alle altre arti, assolutamente. Questo per dire comunque che nel corso degli anni è venuto fuori in qualche modo si è capito, è venuto fuori un modo di fare cinema, in qualche modo un percorso produttivo perfetto per in qualche modo ottimizzare le risorse economiche con i mezzi artistici, la qualità espressiva, artistica del film. E quindi si sono distinte nel tempo, sono venute fuori delle divisioni per quanto riguarda il mercato cinematografico. Si è diviso il lavoro in tre parti, che sono pre-produzione, produzione e post-produzione. Cerchiamo di capire un attimo quali sono e in cosa consistono. Ne avete mai parlato di queste cose qui a scuola? Ok, la pre-produzione è quello che va appunto dallo spunto da cui nasce un prodotto, da cui nasce qualcosa che poi diventerà film, quindi dallo spunto fino al momento in cui si deve andare sul set. Quindi che cosa comprende? Appunto la scrittura della sceneggiatura, che oggi vedremo, comprende lo spoglio della sceneggiatura, quindi capire punto per punto che cosa serve per trasformare un testo, quindi una sceneggiatura. Attenzione a non confondere sceneggiatura con copione. Di solito si dice sceneggiatura, un prodotto che diventerà poi un film, mentre il copione è quello che diciamo che un po' contraddistingue l'opera che poi diventerà uno spettacolo teatrale, una pièce, eccetera, eccetera. È solamente insomma un nome, quindi poi tutto sommato lascia il tempo che trova. Dicevo, quindi parte dall'idea, dallo spunto, da quello che è l'idea base che c'è dietro un film, fino allo spoglio della sceneggiatura, quindi capire quello che serve per fare il film, quanti soldi servono, che oggetti di scena servono, eccetera, eccetera, reclutare il personale che poi lavorerà sul set, nelle varie figure professionali che vedremo insieme, fino alla ricerca delle location, alla ricerca degli attori, tutto quello che serve per prepararsi alla fase di produzione vera e propria, che è chiamata shooting dall'inglese, quindi quella in cui proprio quella che ci forse piace di più a tutti, no? Quella di quando si va sul set con la macchina presa, con tutta quanta la troupe, e si fa il film vero e proprio, cioè si impressiona, diciamo così, la pellicola. Ovviamente il lavoro non è finito una volta che la pellicola è stata impressionata, una volta che sul set si è girato, ma va avanti anche dopo. Attenzione, per alcune figure professionali il lavoro è finito. Facciamo l'esempio, per la scenografa il lavoro finisce sul set. Oppure, che ne so, per la costumista, per la truccatrice, il lavoro finisce sul set. Mentre per alcune figure professionali molto importanti, come per esempio il montatore,
con tutti i vari assistenti, il fonico di mix, i vari tecnici, effetti speciali, eccetera, eccetera, il lavoro comincia nel momento in cui finisce per alcuni. Quindi appena finisce la fase di produzione, comincia la fase di post-produzione, in cui subentrano, proprio veramente come se fosse, immaginate, qualcosa quasi di militaresco, quasi di organizzato in maniera militaresca, o se vogliamo quasi come se fosse un formichiere, dove ogni formichina ha il suo ruolo all'interno di questa struttura. E quindi nel momento in cui finisce il lavoro per alcuni, comincia per altri. Tutto questo fino a quando poi, alla fine della post-produzione, viene fuori il prodotto finito. Questo, diciamo in poche parole, il processo produttivo, cioè quello che c'è dietro un film. Noi andiamo al cinema a vedere un film, ma dietro c'è tanto. Ci sono, io vi invito ogni volta che andate al cinema a rimanere un attimino dopo la fine dell'ultimo fotogramma. Intanto per curiosità, per vedere quante persone ci hanno lavorato, specialmente per chi ci lavora, per chi vuole fare cinema, io vi consiglio di andare via veramente quando il film, cioè quando si spegne il proiettore, e anche per rispetto nei confronti di chi ci ha lavorato, perché al di là del fatto che molte volte alcuni registi mettono il cosiddetto bonus track, cioè dopo la fine dei titoli di coda a volte mettono una scena extra che molti si perdono, perché appena si accende la luce e cominciano i titoli di coda scappano dal cinema. Io vi consiglio, specialmente per chi vuole fare cinema, di rimanere fino alla fine, veramente, fino a gustarvi anche, che ne so, la musica che accompagna i titoli di coda, di guardare che font hanno utilizzato, di capire chi ci ha lavorato, perché si cresce anche in questo modo qua. Chiusa parentesi. Quindi, allora, partiamo dal principio, partiamo appunto, facciamo un passo indietro. Come si decide di fare un film e perché si decide di fare un film? Oggi dicevo questa cosa che secondo me dovrebbe essere un po' l'ABC per chiunque voglia fare cinema. Quando si decide di fare un film, anche se mi piace pensare che in realtà non sono io che decido di fare un film, ma il film che decide di farsi girare da me, nel senso che comunque l'idea che ti viene in testa molte volte, che ti dice girami, come un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, non so chi ha letto mai il romanzo, il racconto, dove c'è la Hit Me, no? quella porzione con scritto bevimi, è un po' una storia, molte volte ti dice girami, almeno a me è capitato così spesso e volentieri. Quindi come si decide di girare un film e perché si decide di girare un film? Quello che dicevo oggi è, nel momento in cui ho un'idea, di non correre, non partire in quarta, ma fermarmi un attimino a riflettere, pensare al fatto che esistono centinaia di film, migliaia di film, e chiedermi, questo film sa da fare? Cioè, questo film vale la pena farlo? È qualcosa che vale la pena raccontare? Perché fare un film non è come suonare una canzone, che prendo la chitarra, mi faccio un attimo con la chitarra una strimpellata ed è finita lì. Fare un film è qualcosa di molto dispendioso, di molto impegnativo, appunto perché abbiamo visto prima, no, le varie fasi. E quindi prima di cominciare a mettere mani su una sceneggiatura, a scrivere una sceneggiatura, conviene farlo? Lo faccio? Ovviamente, dicevamo oggi, se la risposta fosse anche il fatto lo voglio fare perché voglio migliorare, perché voglio crescere, perché voglio fare un'esperienza, è già una risposta che, specialmente all'inizio, può essere accettabile, quindi facciamolo. Pian piano vi consiglio di puntare sempre più alla qualità, cioè di esprimervi quando veramente sentite il bisogno di esprimervi, quando davvero sentite che non potete farne a meno, appunto che la storia vuole essere raccontata, che vale la pena raccontarla. Da cosa si parte per raccontare una storia? Intanto può esserci una strada duplice. Una può essere il racconto, ne parlavamo prima con Lorenzo, il racconto edito, cioè la sceneggiatura edita, che vuol dire che mi piace un racconto che leggo su un libro, oppure che ne so, un amico che ha scritto un romanzo mi chiama e mi dice guarda, leggiti il romanzo perché secondo me può essere interessante fare una trasposizione, si dice così, e farne un film. E quindi in quel caso parliamo di un'opera edita. Ovviamente nel caso in cui, non ci perdiamo troppo tempo, ma comunque nel caso in cui voglia fare una sceneggiatura, un film su un'opera edita, che ne so, leggo l'ultimo romanzo di, che ne so, Margaret Mazzantini,
A parte che l'ha tutto quanto già dato al marito, vabbè, che è Castellitto. Però leggo l'ultima opera della Mazzantini, mi piace tanto. Non è che io domani prendo e giro il film. Attenzione, ovviamente in quel caso va interpellato l'autore, va pagato l'autore, sempre se l'autore è disponibile e vuole fare questa operazione. Quindi si parla di diritti d'autore, cessione di diritti, bla bla bla. Non perderemo tempo in queste cose molto noiose. Che comunque ognuno di voi può tranquillamente trovare ovunque, tranne che non abbiate domande, ovviamente. Quindi questa è la strada opera edita. La seconda strada, che è quella forse più usuale, è l'opera inedita, ovvero io leggo un giornale, mi capita il trafiletto classico di cronaca dove c'è una notizia assurda che colpisce la mia immaginazione. E decido, ah, però questa cosa qua mi ha colpito, e decido di, che ne so, di lavorarci sopra. O di pari pari di riportarla, in quel caso anche ovviamente i nomi vanno, se c'è un nome di una persona bisogna capire bene come trattarlo, perché sono per la privacy, bisogna capire un attimino come trattare. Non approfondiamo questo aspetto qua. Ma mettiamo che leggo un trafiletto di qualcosa e mi colpisce. Ecco che scatta la molla, scatta l'idea e comincio a lavorarci per farne un film, ok? Quindi l'idea può nascere da qualunque cosa, non c'è una formula magica. Leggo un libro, che ne so, leggo un giornale, faccio un viaggio, conosco una persona che ha una storia particolare, faccio un sogno. Veramente le strade sono, potrei fare centinaia di esempi di modi in cui è nata un'idea. Non c'è una, magari ci fosse, perché diciamo che quello che manca in questo momento qua e da sempre nel cinema, quello che si fatica ad avere sono le idee. Quindi magari ci fosse una formula magica per trovare un'idea. Il consiglio che posso darvi io è quello di vivere molto. Più si vive e più capita di ascoltare una storia. Ecco, la cosa bella dell'artista è il fatto di non vivere in maniera inconsapevole, di essere sempre in qualche modo presente, cioè di non stare magari sul treno quando si fa un viaggio col cellulare in mano, distratti, ma in qualche modo essere sempre con le antenne dritte. Perché capita magari che sono in treno e sento magari qualcuno che sta accanto a me che racconta una cosa o che fa qualcosa che colpisce il mio immaginario e nasce l'idea. Quindi sempre essere presente. Questa è l'unica idea l'unico accorgimento che vi posso dare, l'unico consiglio che vi posso dare. Poi per il resto non c'è una formula magica, purtroppo, o per fortuna. Faccio l'esempio del personale. Il mio cortometraggio, che è diventato poi un lungometraggio in America, è nato appunto da un piccolo trafiletto letto sul televideo. Quindi, da questo trafiletto che Roberto De Feo, che è la persona con cui collaboravo, ha letto su questo televideo, è nato, cioè, proprio la scintilla che ha fatto scattare il lavoro per poi farlo diventare un film. Chiaro? Quindi ripeto, non c'è una formula magica, bisogna vivere, bisogna leggere tanto. Diciamo che se uno rimane nel suo piccolo mondo e non vive, non legge, non si documenta, non guarda film, non viaggia, è difficile che abbia, insomma, in qualche modo uno spunto, un'idea, è più difficile. Ovviamente l'idea può essere di vario tipo, può essere di qualunque tipo, può essere di cronaca, può essere, che ne so, una biografia, se per esempio, che ne so, una persona che conosca una vita particolare, ha avuto una vita particolare e voglio raccontarla, parliamo di biografia. Può essere completamente inventato, quindi completamente romanzato, può essere in parte preso come spunto della realtà e in parte romanzato. Ovviamente abbiamo 50 miliardi di esempi di strutture diverse. Che succede nei momenti in cui ho lo spunto? Intanto, allora, la cosa importante è capire se voglio fare un qualcosa di amatoriale, quindi con gli amici, così per crescere come regista o per divertirmi, o fare qualcosa di professionale. Quindi parliamo anche un attimino del mercato del lavoro. Se voglio fare una cosa professionale, ovviamente devo fare un certo tipo di lavoro. Se voglio fare qualcosa di amatoriale, diciamo che tutto quanto è un po' più, come posso dire, più libero, più free, più soft. Per esempio, parliamo di far qualcosa in maniera professionale, ok? Che è quello che io auguro a tutti quanti voi. Ho un'idea, è inutile che scrivo la sceneggiatura. Che
che vedremo che cosa è, ma forse molti di voi già lo sanno, incomincio a scrivere l'idea nuda e cruda, in pochi righi, massimo 10 righi, massimo una paginetta, che tecnicamente viene chiamata cartella, massimo una paginetta, butto giù l'idea, nuda e cruda. Questa operazione si chiama soggetto, ok? Il soggetto è proprio l'idea vera e propria, proprio il nocciolo della mia idea. Questo soggetto ha diversi utilizzi. Ripeto, se sto lavorando a livello amatoriale, comunque mi serve, perché mi focalizza, mi fa concentrare, mi fa capire qual è la sostanza, cioè qual è come posso dire, qual è l'elemento centrale della mia idea. Non mi fa perdere nei meandri di quello che ho pensato. Se invece parliamo a livello professionale, perché serve fare il soggetto? Perché ovviamente, purtroppo o per fortuna, quando si vuole girare un film, si sa benissimo che bisogna, ne parlavamo prima sempre con Lorenzo, che bisogna pensare al fatto che prima o poi dovrò andare a cercare i soldi per poterlo fare. Perché ovviamente il cinema è un'industria, è un mercato, è tutto quello che per girare un film ci sono dei costi, perché le persone che ci lavorano vanno pagate. L'idea, se non è mia, se è edita, va in qualche modo pagata all'autore. Che ne so, il noleggio della macchina presa, delle luci, del materiale, va pagato, ok? E quindi ovviamente devo cercare dei soldi, che poi capiremo in che modo si quantificano. E quindi per quale motivo scrivere il soggetto? Perché io ho bisogno di trovare una persona che creda nel soggetto, che creda nella mia idea, ok? Tranne che io non sia un miliardario, abbia tanti di quei soldi, che dico, ok, ho avuto un'idea, ci metto i soldi miei e la faccio. Allora, chi se ne frega, posso fare anche una schifezza inaudita, tanto i soldi sono miei, fa niente. Magari poi nessuno lo vedrà, però intanto lo faccio. Ma nel caso in cui, credo che sia la normalità, io non abbia tutti questi soldi, o comunque è giusto che anche se c'è soldi, io faccia le cose in maniera professionale. Che cosa faccio? Perché scrivo il soggetto? Perché il soggetto deve essere scritto per poter trovare una persona che voglia investire in questo progetto. Attenzione, investire non vuol dire solamente mettere dei soldi. Investire vuol dire semplicemente anche volerci mettere del tempo, volersi dedicare al progetto e quindi non fare altre cose. Quindi investimento di tempo, di passione, di denaro, non semplicemente di soldi, ok? Allora, perché fare il soggetto? Perché voi dovete immaginare un produttore, perché qua parliamo di un produttore, come una persona a cui arrivano centinaia di progetti, centinaia e migliaia di progetti. Immaginiamo, che ne so, uno molto conosciuto, Procacci, che è anche tra l'altro pugliese. Immaginate un Procacci, che è colui che ha la Fandango, per intenderci. A Procacci, immaginate quanti progetti arrivano ogni giorno sulla scrivania, di persone, di professionisti e non professionisti. Immaginate. Allora, per quale motivo Procacci deve proprio produrre il mio lavoro? Allora, qual è il mio obiettivo come sceneggiatore? Molte volte, parentesi, lo sceneggiatore coincide col regista, ma non è detto. Qual è il mio obiettivo? Quello in qualche modo di comunicare con Procacci, prima di tutto di carpire in qualche modo l'interesse di Procacci, Procacci o chi volete voi, quindi in qualche modo di interessarlo proprio al mio progetto. Cioè, tra migliaia di progetti, farlo interessare proprio al mio progetto. E questa ovviamente è una cosa molto, molto, molto difficile. Legata a volte anche al caso, ma non sempre al caso. Io la cosa che consiglio sempre, appunto, è di scrivere un bel soggetto. Perché il soggetto e non la sceneggiatura? Perché immaginate una persona, appunto, che debba leggere 50 pagine, 60 pagine. Ciao, benvenuto. Che debba leggere 50 pagine, 60 pagine, 100 pagine, ok? E immaginate invece una persona che deve leggere una paginetta. Ovviamente, se l'idea è bella, è forte, funziona, il produttore, che è una persona che non è uno stupido, è una persona che comunque sa fare il suo mestiere, già in quella paginetta, se è scritta bene, il produttore può capire che deve investirci, che vale la pena investirci, ok? Quindi qual è il lavoro dello sceneggiatore? Oltre ad aver avuto la bella idea, in qualche modo anche renderla accattivante. Infatti il soggetto va scritto in un certo modo.
Intanto, scusami se sono già un po' più avanti, però tu sei parte, fai scuola di cinema anche tu? Ti occupi di cinema? Sei un appassionato? Hai girato qualcosa per conto tuo? Ok. Stiamo parlando della sceneggiatura, un po' della filiera del mercato audiovisivo, il mercato cinematografico, quindi più o meno magari su delle cose tornerò durante il mio discorso e quindi magari le rivedremo insieme. E voi avete girato mai qualcosa? Qualche cortometraggio? Qualche... Nulla? Ah, fate il saggio di fine anno. A fine scolastico, ok, adesso. Però avete girato qualcosa? Cioè, tipo, tu che ruolo avevi in questo progetto? In un pon. E tu invece? Con gli amici? Ma tu hai diretto questo video oppure l'hai scritto, che ne so? Qui facevi operatore, magari anche dietro la fotografia. Ok. Ho capito. Donato al percorso scolastico. E poi è sviluppato in sceneggiatura. Sì, le sto sviluppando ora. Ok. Che genere? Vabbè, il primo è stato, diciamo, raccontavo un sogno. Non un sogno che ho fatto, ma un sogno che ho immaginato. Quindi un sogno ad occhi aperti. Sì, il secondo, una scena normale, diciamo, una scena quotidiana scolastica. Capito. Nulla di Vabbè, una eccezionale. cosa che comunque in cui credi. E Sì. tu invece hai girato mai qualcosa? Hai fatto. Sì, ho già Come regista? No, sono per quello dice, non ho voluto menzionare prima perché un po' mi vergogno a dire il Ma vero. perché Però è vergognarsi? perché fanno un po', cioè alcuni fanno pena, però altri. Vabbè, comunque sono delle cose che hai fatto in cui hai Sì, qui ero convinto scommesso. di far Poi bene. man mano che si Però fa dopo si diventa anni, sempre più dopo bravi. tanti anni, poi magari li vedi per rivedere, dice, però forse poteva essere fatto così. Ma Però qual è il l'idea fatto? di principio Il era principio è proprio valida. quello, il fatto di girare, poi esaminare in maniera critica e capire che l'errore che hai fatto la volta precedente non lo rifarei la volta Eh successiva. sì, per quello infatti io prima chiedevo, appunto dicevo quanto importante è l'uso dei mezzi, software, diciamo l'elemento digitale è Certo. importante, Beh, perché ormai è quello, tutto lì. perché là, eh sì, infatti, cioè, Però grazie la a differenza la quello. fa sempre il manico, ovvero la persona che c'è dietro. Cioè Sì, ormai le ma videocamere infatti. girano praticamente da sole, però la Grazie differenza la fa chi ce l'ha in mano e chi comunque dà le direttive a chi ce l'ha in mano, la videocamera. a te. Sì, complessivamente sono tipo molto documentario, non è tanto, cioè non ci sono Adesso vanno di persone. moda i È docufilm. molto Certo. documentario, denunce. Che ha una sua dignità, tutto quanto ha una sua Sì, dignità. infatti per quello chiedevo Non c'è un anche. genere migliore Ecco perché dell'altro. prima ho chiesto la storia delle foto nella diffusione di documentari, perché Sì, 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 sì. per fare un esempio stupido, ho interrogato un tipo, un addetto ai servizi del Colosseo che denunciava, cioè lui stesso che lavora per il ministero, diceva delle cose a proposito della sicurezza, mancanza, la gente che manca, stipendi, no, cioè, e allora ho preso tutto con la mia telecamera, no? È una cosa che faccio. Quindi fai reportage, diciamo, Sì, però insomma, denuncia. Vabbè. ecco, sì, però siccome era l'inizio non è stato proprio, però insomma, queste cose qua, mi metto parecchio a rischio, a gioco per queste cose qua, insomma, però mi piace farlo e ci Io quando credo. stavo in America, mi ricordo questo aneddoto, abbiamo conosciuto il nostro direttore della fotografia che, diciamo per intenderci, non so chi di voi vede True Love, scusate, True Blood. Il telefilm solo sui vampiri, nessuno l'ha mai visto. Oppure chi di voi conosce Guillermo del Toro, Pacific Rim. Lui è direttore della fotografia di Pacific Rim, quindi un personaggio molto importante, per noi era un mito. E lui ci disse: ragazzi, io non sono più bravo di voi, ho solamente fatto più cose di voi. Quindi per dirvi un mostro sacro. Ed è così. Certo, il talento, ovviamente il talento è importante, però in molti casi, cioè più si fa. Più si fa, ovviamente in un certo modo, con cognizione di causa, più si fa e più si diventa bravi. E tu invece, come ti chiami? Vincenzo, ti occupi di video, vieni anche tu dalla scuola di audiovisivo? No, io mi occupo di organizzazione e distribuzione di prodotti culturali, quindi Ok. diciamo Anche audiovisivi?
No, non mi è mai capitato di vendere audiovisivi, ma collaboro con appunto con registi che si occupano di audiovisivo, okay. E quindi vedo sempre il prodotto finito, quindi mi incuriosiva anche vedere quello che c'è dietro. L'ambito, sì, della più che altro mi sono sempre occupato di teatro prima della distribuzione, e quindi so le varie fasi del teatro, ma del cinema mi incuriosiva questa, certo, cosa qui, quindi. Allora, noi stiamo parlando della filiera produttiva, ovvero di come, parliamo di cinema come industria, di come un film appunto viene creato dalle prime battute fino all'uscita in sala. E stavamo parlando in particolare della fase di scrittura del film, che è proprio la fase embrionale della creazione di un film. Quindi parlavamo del fatto dell'idea, di come viene fuori un'idea, del fatto che l'idea non c'è una formula magica affinché venga fuori, ma viene presa dalla vita, viene fuori da un articolo di giornale, da quello che è il nostro vissuto. Lui per esempio parlava del fatto che ha avuto un'idea da un sogno ad occhi aperti, da una cosa che evidentemente ha pensato, ma può capitare nei modi più svariati. E parlavamo di come appunto si arriva dall'idea fino alla fase finale, che si chiama sceneggiatura, ok? Allora, parlavamo in particolare della prima fase, che si chiama soggetto, ovvero io ho l'idea, la metto su carta. Perché metterla su carta? Stavamo dicendo perché ovviamente ha vari aspetti molto pratici il fatto di mettere su carta in poche pagine, una pagina, massimo due pagine, l'idea. Una di queste, stavamo dicendo, è quella di, se non sono miliardario o comunque voglio fare cinema in maniera professionale, quella di dover coinvolgere un eventuale produttore, cioè una persona che oltre ai soldi investa in me come regista, come sceneggiatore, perché molte volte il regista è anche colui che scrive il film, in molti casi è così, e quindi in che modo coinvolgere una persona esterna. Parlavamo di, facciamo un esempio con Domenico Procacci, che è un produttore pugliese, ma posso parlare di chiunque, posso parlare degli Esposti o di chiunque esso sia. In che modo coinvolgere una persona? Dovete immaginare che è una persona, un professionista, sul cui tavolo arrivano ogni giorno centinaia, migliaia di progetti da vagliare, ok? Quindi in che modo io, sceneggiatore, posso riuscire a carpire l'interesse di queste persone? Questa è una cosa molto importante, perché una volta che ho coinvolto un produttore, diciamo che parte del lavoro l'ho fatta, perché poi deve essere il produttore bravo a fare il resto, ma io come sceneggiatore il mio lavoro in qualche modo l'ho fatto. Quindi dicevamo, come faccio a coinvolgerlo? Anche qui non c'è una formula magica vera e propria, perché è legato molto al caso, è legato molto alla fortuna. Magari, che ne so, come si vede a volte nei film, magari beve un caffè, mette, appoggia la tazzina su, dico una cavolata, appoggia la tazzina o il bicchiere sulla mia sceneggiatura e dice, ah, però cos'è sta cosa, fammela vedere. Però dicevamo, il soggetto, una pagina, due pagine massimo, cartelle in gergo cinematografico. Perché farlo in così poche pagine? Perché una cosa è che un produttore debba leggere un progetto di 100 pagine, e onestamente, ripeto, immaginate sempre una persona a cui arrivano migliaia di progetti, già dirà, ok, non la voglio manco vedere, perché sono 100 pagine da leggere. Invece una cosa è che gli arriva un progetto di una, due pagine concentrata, in cui ci sia l'idea, lo spunto, deflagrante in queste due pagine, in qualche modo che lo coinvolga, che lo prenda, ed è tutta un'altra cosa. Allora, qual è il compito dello sceneggiatore? Scrivere un soggetto, ripeto, una pagina, due pagine, pochi righi, non ha importanza, ma che sia in qualche modo, che racchiuda in queste due pagine, nudo e crudo, l'idea. Ovviamente scritta in che modo? Scritta in un modo accattivante, e questa è la bravura, il talento dello sceneggiatore. Scritta in terza persona, possibilmente, presente indicativo, è scritta, soprattutto sottolineato mille volte, scritto per immagini. Che cosa vuol dire? Il cinema, lo vedevamo stamattina, il cinema non è altro che una forma d'espressione fatta per immagini. Noi sullo schermo vediamo immagini in movimento, ok? Allora io devo scrivere delle parole, devo scrivere in qualche modo qualcosa che in chi la legge suggerisca immagini.
Io come regista, quando valuto un progetto, perché mi capita di valutare progetti, una delle cose che mi colpisce quando leggo un progetto è che mi faccia venire in mente immagini. Se io, per esempio, leggo un soggetto e non mi si creano in testa immagini, io già lo metto da parte. In che modo si fanno venire immagini in mente? Intanto già vi capiteranno di leggere un libro e sentire che proprio nella vostra mente nascono delle immagini, o di leggere, che so, un articolo di giornale, e mentre lo state leggendo già vi vengono in mente immagini. Quello sicuramente è un buon punto di partenza, ok? E quindi io, produttore, se leggo un soggetto di poche pagine, scritto in modo accattivante, che mi fa venire in mente immagini e che soprattutto mi fa cogliere il fatto che all'interno ci sia qualcosa che, sviluppato, possa rendere giustizia al mio investimento, parliamo di soldi, quindi farmi guadagnare anche dei soldi, perché non devo farlo? Perché non devo investire in voi? Ok? Quindi, in che modo si scrive il soggetto? Quando parlo di forma accattivante, parlo di, in qualche modo, facciamo un esempio, scrivere per immagini. Non scriverò, per esempio, che ne so, Francesco pensa a sua moglie, perché non dice nulla, cioè dice poco, ma trasformerò questa frase in immagini. Quindi scriverò, per esempio, Francesco prende in mano una foto di sua moglie, la osserva e si commuove e piange. È molto diverso da scrivere Francesco pensa a sua moglie, no? Oppure